sempre, io sono abilitato a scazzottarlo in pubblico. Ecco qua, pure le sbarre, mio. Nachos, che facciamo, Nachos? La finiamo di fare i bambini, per favore? Venga, 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 principe, venga. Nachos, ti abbotto di mazzate, Nachos. Ha pure una bella pelliccia, le rovina la pelliccia se la picchia, dai. Dicevi, signor Giacomo? No, le stavo dicendo che offro vari servizi, tra cui taxista. No, voi ragazze trovate la gente strana. Oh, Anto, ecco qui. Vabbè, le facciamo qua. E come? Che sto? Per caso ha una limousine? Con quale cazzo di... Vabbè, facciamo così, va. Buonasera, buonasera, mi dica. Vabbè, ce ne accontentiamo. No, così. Sotto, con quale cazzo di zucchero? Vieni, come bello, sta, signore? Tutto a posto, tutto a posto. Abbiamo allenato il principe di Pescara là in fondo. Sì? Un tordo bestiale, sì, un tordo bestiale. Aiuto, principe di Pescara. Sì, sì, ho tirato preso. qualche cazzotto, giusto aiuto. Perché sono meritato. Ah, ma lei è un Guardi, io sono la prossima, diciamo, promessa del Messico. Sono un calciatore, un... Ecco qua, parroco, buonasera, parroco. Nachos! Salve! Buonasera, la cazzo è quell'altro coglione. Dai, là in fondo. Guardi, lei in fondo, che sta cercando di sostituirmi con un altro servo. Ah, veramente c'hanno stile. Ok. Il suo amico, Sono il parroco, Nachos. Ah, è il parroco? Il parroco. Sì, sono il parroco. Il principe di Pescara, che là in fondo. Piacere. Don Chianti. Piacere, Alex. Qui era quello che c'era piacere, Alex. Principe, venga. Sì, era il nuovo outfit della chiesa, questo. Guardi, un attimo, che mi sa che una schiattata da c'è una cosa, Principe, mi vede? Occhio, perché alcune vengono ripiene. No, speriamo di no. Metti che non faccia la sgommata sulle mutande. In che senso? Alla Tokyo Drift? Tranquillo. Vabbè, ecco il principe, ecco. Miseria. Ho dovuto accompagnare Fio da una parte. Ha partito il muscolo. Cazzo, ma sei un vero no. Come? Sì, principe, io dico solo la prossima promessa. Quello là continua a fare i pesi, questo qua non si sa che cazzo sta facendo per terra. Che abilità? È breakdance. Perché gli ho dato un pugno per sbaglio. Faccio vedere le flessioni. Flessioni speciali. Faccio vedere. Sì, sono le pressioni con la minchia, l'ho operato in parrocchia. Oh, porca miseria. Oddio. Guarda qua, 1, 2, 3, 4, 5. Mamma mia. Bello, sì. Posso farvi dire una cosa? No. Dove l'hai imparato? Chi è che parla? Tutto in parrocchia. Dopo anche Suor Maria mi ha insegnato anche dei balletti, Mi faccio vedere. Sì, faccio dei balletti di Suor Maria. Buonasera, per caso avete un'auto di troppo? No, magari ce n'è troppo. Siamo a piedi praticamente. Capisco. Guarda, ragazzi, vi sta importunando Nachos? Vi sta importunando questo brutto signore? Per fortuna. Nachos, aspetta che licenzio. Vuole tornare a Pescara, principe. Ma vedi una macchina, voi due almeno. Vabbè, ne torno a Pescara. Ciao. Ok, ci saluto a posto. Jonathan? No, non sono io, mi avete rotto i coglioni, non sono Jonathan. Sono io, Jonathan, chi serve? Ma tu ti scambio per lui, zio? Sì, mi fermate sto soggetto, per piacere, Che ha fatto? Qua, guardi cosa sta facendo. In contromano, va. Perfetto, Spiro, ti ho mandato le guardie dietro. Perché? Perché sì, Spiro, ti ho mandato le guardie dietro, ti ho mandato. Vabbè. Andrò a una velocità molto rallentata apposta per farmi prendere. Ok, sfida, perfetto, stanno arrivando. Provo che seminò le guardie con un furgone. Buonasera, di qualcuno questa autovettura?
Costi. Salve, mi dica. È di qualcuno questa autovettura? Sì, Ariel. Grazie, grazie. Dai. Ecco qua. Dov'è? Vada, vada. Alle forbici. Ecco qua. Beh, facciamo una cosa. Va bene? Ecco qua, ecco qua. Dica, mi dica. Ecco. Perché non ho visto il ragazzo era incazzato? Guarda, com'è? Il principe, questo soggetto qui mi fa chiamare il principe. Continua a rubare autovetture andando in giro e... Ma non è vero, ma è di proprietà! Collego, guarda di chi è la macchina. È di proprietà, è mia! Ma guardate il colore! È di proprietà, però prima il signore è venuto con quell'autovettura là in fondo, rubata. Ma non è vero, ma non è vero! Aspetta. Controlliamo solo il database. Ora guardate anche i colori! Venga, venga. Vengo, vengo. Mi mostri un documento. La patente. No dai, lasci la patente, però devi imparare, signore, no, non fare queste manovre brutte. Ah, va bene, va bene. Fagli una bella multa, va. Va bene. Guarda sto passo, guarda. Ringrazi pure il collega. Ringraziamo, ringrazio collega, ringrazio, molto gentile. Si figuri, principe. Quindi non è suo sto furgoncino, lo posso sequestrare? No, è mio, è di mia proprietà, è mio. Allora perché cazzo non c'è la targa? Perché ne so perché non c'è la targa? Guarda i colori. Vai allo Santos Custom, fatelo mettere. Aspetta, come non c'è la targa? Ha segnato il portellone, ha sfracugnato. Ah, perché non c'è il portellone. Vai allo Santos Custom a ripararlo, dai. Vabbè. Non c'ho più soldi per darteli, vai. Vabbè. Ciao. Nacho, tu, cosa vuoi fare? Non ce ne mai più. Sfido, ti sei... Spido, tu su questa furgone non ci sali, ma te lo scordi proprio, Spido. Mi devi rubare le chiavi da questo cadavere, Spido. Buona fortuna, Spido. Vabbè. Spido, dai, mandami le guardie, Bocchinaro, sei fuori dai giochi, tordo. Chi vuole una pura, so. Spido? Senza patente! Senza patente, vai! La macchina. Così impara il principe. Principe, levati. Levati dal cazzo. Levati dal cazzo. Ti riporto, smettila. Si è appena rotto il cuccone. Ma lei fa il fregno, Spida scappando e dice no, pure becca la valizia, sei sicuro. Culo, ma sì, becca la polizia, ma sì. Andiamo, stiamo facendo 160. Potete fermare il signore, eh? Mi sta importunando. Ma che porta tutta Spido? E porta tutta la corte, è suprema Spido. Vai Spido. Vai a porta la Spido, vai a porta, vai a porta la Spido. Aiuto! Basta, principe!
Aiuto, mi serve una mano. Ho un inseguitore. C'è un inseguitore dietro di me. Aiuto, c'è un inseguitore. Mi serve una mano. Questo qua in macchina di mi ha distrutto il furgone. Non è la centrale di polizia. Ho capito, ma io devo riparare il furgone. Prego, entrate, entrate. Ma che cazzo è? Ah, occhio, occhio. Attenzione, attenzione. Aprimela, aprimela. Ah, che bastardo. Attenzione, attenzione. Attenzione. Permesso, permesso. Guarda questo scemo qua dietro, guarda. Permesso, permesso. No, io voglio riparare quando la banana. Niente. Vai, liberazione. Questo non credo. Allora, salve, salve. Io sto aspettando, devo un attimo rapinare questa persona con il camioncino giallo. Devo un attimo. Vattene a cagare. Un attimo pedinarlo. Vattene a cagare. Guarda, aspetto la fine della riparazione e poi ti continuo a inseguire. Guarda, faccia pure, faccia pure. È morto il topo. Hanno sparato. Anzi, se mi tirate un'altra canecchia svengo, svengo se mi picchiate di nuovo. A principe, a principe. No. A principe. A principe. Io devi mollare. Mi scusi, mi può dire quando ha finito di sistemarlo? Cosa devo dire? Quando ha finito di sistemare il camice. Ah, sì, certo. Tizio può tornare a inseguirmi, sì. A me te lo rirompe. Sì, sì, esattamente quello che. Nachos, hai proprio. Guarda, Nachos. Non parlo. Se... Esattamente, principe. Sai come parlo io? A sotto i cazzotti. Se mi tiro un altro, svengo. Magari. Ci potrei pure pensare, sai? Mamma mia, è proprio sfondato, signore, questo camion. Sì, lo ringrazio questo imbecille. Purtroppo non è capace a guidare. Ha preso la patente, ma. Diciamo che è stato grazie a me, ecco. Anche se fa guidare, lo sai molto bene. Non è che c'è dove? Scusi, cos'è questo, non è che c'è questo domande. Corvo? Questo? Questo corvo che si porta dietro. È il mio animale domestico. Buona handicappata. Oh! Mi dissocio! No, regalo, non ci dissocio. Mi dissocio! Plana in una maniera che fa... Non lo chiedi! Bello, eh? Plano, planante, è un mediante. C'è gente peggio di me. Non ti mettere così. In una maniera astronomica, ragazzi, una non cosa so, di sensazionale, una cosa di ultraterreno, una cosa di astronomico, astrofisico spaziale. Ma che sta a dire? Comunque, forse stava, forse il signor, venga, signor Nachos, venga qui, Nachos. Mi dica. Per caso con quegli aggettivi vorrei descrivere la visuale, eh? Guardi, stavo dicendo la fisica con il quale riesce a planare il corpo. E scatta, me ne mandi pure a me le foto? Sono per il calendario. Venuto bene, venuto bene. Sì, secondo me viene bene la foto, viene bene. Bel sorriso, meglio, brava, così. Ottimo. Ce l'abbiamo. Scusi, ma lei non dice nulla. Cosa? No, niente. Niente. Perfetto, grazie mille. No, devo fare io. Se non si... Come deve salire lei? Poi faccio fare la fattura di nuovo qui. Fallo lui. La faccia al signore. Io devo. No, devi scendere, ho detto. Porca troia. Come, non posso utilizzarlo? No, devi aspettare. Ecco qua. Fatto? No, ancora no. Un attimo. Ecco qua. È possibile? Un attimo, okay. Devo salire prima. No, ti al cazzo, Nachos. Come si fa a salire? Ecco qua. Attenzione. Ecco, è finito. Arrivederci, potete andare. Grazie mille, molto gentile. Non ho parole, veramente non ho parole. No. Guardi, principe, fare un giro sul suo furgoncino, principe. Si è bloccato dentro. Qualcuno mi aiuta a recuperare la mia automobile, per favore. Qualcuno mi aiuta, mi hanno rubato l'automobile qui dentro. Questo qua è un ladro. Buona fortuna, principe, arrivederci.
Vabbè, veicolo rubato. All'interno del... Mi raccomando, principe, paga... Mi raccomando, le ricordo di pagare la fattura, eh. Ah, certo, ho pagato io. Tutti che con quel telecomandino cerca di aprire e chiudere. Perché non succede nulla, eh. Comunque il telecomandino di con la manina su e giù, è inutile. Arrivederci. Salve, si diverta. 500. Mi sono stato derubato. Oh, a posto. Perfetto, sbido. Affiotto quit, al volo. Grande sbido. Ci vediamo, sbido. Buona serata, sbido. Ciao, sbido, buona serata. Spettacolo. Lu, che stai facendo? Io sto facendo matematica. Matematica? Sì. Tu? Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? 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 Pronto, buonasera, mi dica tutto, mi dica, principe. Ma chi è lei? Ma come chi? Ma come, mi scusi, non è il principe lei? Guardi, credo che ci sia qualcuno in città. Io ho appena comprato una sim da negozio di telefoni e questa è la sim. Ma ho dei messaggi e lei mi sta chiamando. Sono un po' dubbioso sul riguardo. Ma che messaggi ha, mi scusi? No, perché questa qua è la sim di un mio amico. Non lo so, bro. Cioè, come si chiama il suo amico? Si chiama Principe di Pescara, eh. Si chiama Giacomo, per caso? No. No? No. Qualcuno che suo conoscente si chiama Giacomo? No. Perché? Credo che ci sia qualche problema. Il suo amico riesce a contattarlo in qualche maniera magica? No, in questo momento no, abbiamo appena avuto un litigio, volevo un attimo sentirlo e nulla. C'è qualche misunderstanding qua. Mi sa anche a me. Non saprei bene che. Come, scusi, c'è tipo i messaggi che messaggi ha? Uno ha detto yo, e l'altro ha risposto yo. Poi ha mandato un paio di foto che trippa con i suoi amici. L'altro che le chiede di chiedere il fratello di nome di Donato. Non so chi sia questo Donato. Quello lì è un messaggio che ha scritto mio amico. Quello di Donato, del fratello di Donato lì. Quello che ha scritto mio amico prima. Io non vorrei che. Cioè, io non vorrei distruggere la sim perché non vorrei che poi magari è del suo amico e c'è qualche problema. Capisci che intendo? Magari il suo amico si ritrova senza la sim o qualcosa del genere. Sì, capisco. Se io la tengo, non guardo niente perché non sono un guardone, non lo so, non me lo sarò. Però se riesce a contattare il suo amico per sapere se ha la sua sim, se ce l'ha io distruggo la mia, se non ce l'ha gliela porto. Va bene, comunque in caso lo risento un attimo il prima possibile, poi le faccio sapere. D'accordo, va bene, grazie. Grazie a lei. Lu, è appena successa una cosa un po' strana. Aspetta che...